Continua la sequela di VIP che scelgono la Loclide per trascorrere qualche giorno tra mare, spiagge ed enogastronomia. Il tutto grazie al lavoro di continua interlocuzione tra la struttura del porto delle Grazie di Roccella, che in gergo chiameremo Marina di Roccella Ionica, e i tanti yacht di società armatrici che gestiscono il settore delle vacanze di lusso. Questa volta a scegliere il mare di Roccella, sotto interessata guida, è stato il cantante Mark Knopfler, noto soprattutto per essere stato il fondatore e leader carismatico del gruppo rock dei Dire Straits. Knopfler, personaggio modesto e riservato, lontano da logiche commerciali del music business, è stato definito l'uomo tranquillo del rock. Il noto cantante, accompagnato da una decina di amici e showgirls, è giunto ieri mattina via mare a bordo dello straordinario motoyacht Callisto, dal nome della terza luna più grande del sistema solare. Callisto, lungo 65 metri, era accompagnato da un tender Chris Craft di 28 metri, che è stato regolarmente ormeggiato al porto di Roccella Ionica. Dopo giorni di interlocuzione con la Marina di Roccella, il comandante di Callisto ha individuato prima e perlustrato dopo, con l'ausilio di due gommoni, una spiaggia all'ingresso sud di Roccella, dove è stato sistemato un mega gazebo che ha ospitato per l'intera giornata di mare Knopfler e i suoi amici. Callisto, una piccola reggia galleggiante, alta quasi 12 metri con pescaggio di 3,5, vanta un equipaggio di 19 unità, trasporta 12 ospiti. Alla disponibilità per i passeggeri di 6 cabine, una presidenziale, 3 doppie e 2 triple, e può raggiungere una velocità di 16 nodi. Callisto è rimasto ormeggiato nel tratto di mare davanti alla spiaggia di Roccella ed è stato oggetto di attenzione dei tanti curiosi che non avrebbero mai potuto immaginare di trovare a bordo il noto cantante rock.